sono arrivato a Palermo, è domenica 12 maggio, sono le 9.54 e sono in stazione. Adesso mi dirigo alla cattedrale, compro magari qualcosa da mangiare per fare colazione, da bere, e poi si comincia il cammino. Questo è il secondo cannolo in 10 minuti. Volevo provarlo perché questo è bigusto, è al pistacchio e al cioccolato bianco, mentre prima l'ho preso quello tradizionale con la ricotta. E questo l'ho pagato 2,50, quello di prima 3 euro, che era molto più semplice, quindi mi aspettavo di pagare più questo e invece l'ho pagato meno. Molto buono, sono delle bombe caloriche. E nulla, oggi brucerò tutto comunque facendo voi i miei 25-30 km. Più che come colazione lo prendo come un pranzo, ormai sono le 11. E buona, sono quasi pronto per partire. Che cosa? Ah, pila per lavare, che tu caputo tutto l'ora. Ah, mamma. E ci manco pila. Sono partito, c'è appena stato un piccolo siparietto. In pratica mi sono fermato da un fioraio a chiedere informazioni, c'erano tre signori. E ho chiesto appunto indicazioni per Monreale. E c'è stato un siparietto tra i due, che uno diceva no, ma è troppo lontano. In dialetto siciliano. Prendi l'autobus, invece l'altro mi ha visto con lo zaino, che avevo anche la guida in mano, mi fa no, sono 8 km ma in un'ora dovresti farcela. E niente, è stato simpatico vedere questi due che stavano bisticciando per darmi indicazioni. Quindi tra un'ora dovrei arrivare a Monreale, che è un terzo della prima tappa. Stasera dovrei arrivare a Santa Cristina qualcosa, non mi ricordo più, dopo guardo. Sono 24 km totali. Sto uscendo da Palermo città, ho fatto più o meno 5 km e mezzo, 6. Mi sono dimenticato di far partire il GPS dalla cattedrale di Palermo, l'ho fatto partire un po' dopo, quindi vabbè. Il primo tratto è comunque sempre su strada. Sarà così per altri credo 3-4 km fino a Monreale. Poi in teoria da Monreale dovrebbe cominciare il tratto quello più escursionistico, si intravedono le prime montagne. C'è un bellissimo panorama, si vede il mare, la temperatura non è altissima, sarà l'una, però c'è il sole alto ma non fa così caldo perché c'è molto vento, aria fresca, quindi si cammina bene però. Qui da Monreale c'è una vista pazzesca, c'è anche il vento pazzesco. Che tra poco arriviamo alla cattedrale.
questa è la cattedrale di Monreale, però purtroppo è chiusa perché è domenica e apre dalle 2:30 alle 5:30. È l'una e mezza e quindi aspettare qua un'ora per vederla perderei un'ora di tempo e non mi va. Allora, ho appena finito di mangiare a Monreale, ho mangiato il pane cunzato, che sarebbe pane condito, con dentro formaggio, pomodori, del pepe e poi, non mi ricordo altro, però era buono. E ho pagato 3 euro più 1 euro l'acqua, 4 euro totale come pranzo, ci sta. E ora sono in cerca del sentiero perché non è segnato e devo trovare la strada giusta. E poi c'era un cane randagio in giro e mi è tornata utile una puntata di Bear Grylls che ho visto su Netflix, ovvero di come lui spaventa tipo un coccodrillo, un animale selvatico, e io l'ho usato, questa tecnica l'ho usata contro questo cane randagio e ha funzionato perché in effetti mi stava venendo contro con fare minaccioso e poi è scappato. Finalmente ho trovato i segnali, questo è il segnale della via della Magna Via Francigena, classico bianco e rosso con un viandante col mantello e il bastone. E ora in pratica devo andare, credo, da quella parte là. Ci sono un po' di nuvoloni, eccone un altro. Il primo segnale della Magna Via Francigena. Ciao bello. Ciao. Al paese di Altofonte ho riperso nuovamente il cammino, il sentiero, perché non c'erano più i segnali. E allora ho chiesto a dei signori gentilissimi che mi hanno indicato più o meno come recuperare il cammino perso e l'ho ritrovato in 5-10 minuti. Ora sto percorrendo una strada. Facciamo un po' di panorama. Ho preso una piccola deviazione perché sopra di me ci sono un po' i nuvoloni e il sentiero tendeva a salire, costeggiare la collina e con queste nuvole non è che mi fidi tanto. Continuo sulla strada, sarebbe stato più bello fare il sentiero, era panoramico, però vabbè, faccio questa piccola deviazione. Ecco, l'errore di aver preso la strada per le macchine è che ho dovuto passare due gallerie così, totalmente buie. Meno male che ho la torcia, ho usato questa e quella del cellulare per farmi luce, anche perché sono strade abbastanza trafficate, quindi passavano macchine. Quindi ho preferito prendere la strada per evitare i nuvoloni, però poi passi da queste dalle gallerie e vabbè. Arrivato a Santa Cristina Gela e il primo giorno si conclude qua. Mangio e mi riposo. Arrivato nel B&B da Mercurio, questa sarebbe il salotto con il tavolo dove fare la colazione e eventuale cena. Questa è la cucina, questa è la colazione per domani mattina. C'è anche il terrazzino da cui si può ammirare il panorama. Brrr, una fresca.
Poi qua c'è il bagno in cui già ho fatto la doccia e la stanza dove dormirò io. Questa sera sono da solo, stranamente, anche la domenica sera. Lì c'è l'altra stanza, quindi sono tre stanze. È un bel B&B. Ma questa è l'agenda dove si scrivono le recensioni, i propri commenti. Qui c'è il timbro e ora si va a mangiare.